Suda51 e Grasshopper Interactive non amano certo le mezze misure. I giochi dello studio guidato da uno dei game designer più eccentrici del pianeta sono sempre pieni di trovate bizzarre, a metà tra la genialità e la totale pazzia. Dopo Shadows of the Damned, Suda torna con un nuovo progetto che sembra la perfetta sintesi della sua personalità. Motoseghe, cheerleader e zombie amalgamati in un action che si preannuncia fuori dagli schemi. Juliet è una cheerleader diciottenne, studentessa nella San Romero High School, bravissima nello sventolare pompon, nel fare capriole e nel tagliuzzare non morti con una gigantesca motosega, abilità che sembra tramandarsi da lungo tempo nella sua famiglia. Una ragazza dai mille talenti che si trova alle prese con un'invasione di zombie non indifferente. Al suo fianco niente meno che la testa mozzata parlante del fidanzato. La ragazza dispone di attacchi bassi, colpi potenti sferrati con la motosega e attacchi cheerleader, che in realtà non sono altro che fendenti veloci. Schivare oppure balzare sulla testa dei barcollanti nemici in putrefazione per levarsi dalle situazioni scottanti. Parecchie opzioni che le permettono di eseguire combinazioni di una certa complessità. Ciononostante, a volerla dire tutta, il sistema di gioco non ci è parso molto diverso da quanto visto nei No More Heroes. La sensazione si è in seguito fatta certezza quando abbiamo assistito ad una execution move, quasi identica alle sanguinarie finisher eseguibili da Travis Touchdown. La principale novità consiste nella possibilità di salvare alcuni studenti attaccati dagli zombie per ottenere delle ricompense. Fallite e li vedrete tramutarsi in non morti elite più pericolosi del normale. Durante i livelli mostrati, il button mashing sembrava farla da padrone e il gameplay sembrava incentrato abbondantemente sul continuo massacro di orde di nemici, peraltro non troppo difficili da sconfiggere, anche se le boss fight non mancheranno. Sappiamo dell'esistenza di livelli ambientati al di fuori della scuola e di negozi dove effettuare upgrade alla motosega dal vestiario, anche se ulteriori dettagli al momento scarseggiano. Lollipop Chainsaw è un gioco di Suda51, nulla da eccepire. Personaggi e situazioni sono completamente fuori di testa e se amate le opere del game director più pazzo del mondo, adorerete indubbiamente anche questa. Resta da verificare quanto il gameplay riuscirà ad emergere dal furioso hack and slash con trovate originali, qualcosa di cui potremo renderci conto solo con prove più approfondite. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti. Excellent.